La settimana scorsa, per elaborando la video lezione settimanale per il protocollo SPICE, mi sono accorto che il settore dei basic materials sta andando molto bene. Devo confessare che io non li ho mai considerati molto. Li ho sempre considerati come comprare una casa da pallo, no? Sai come comincia, sai come finisce, non ti deluderà mai, salvo oscillazioni momentanee, non ti deluderà mai, però non è un grande investimento, no? Sostanzialmente. Cioè, Warren Buffett credo che non comprerebbe mai una casa da pallo, o forse sì, non lo so, molto bene. I basic materials, e allora mi è punta vaghezza, come si diceva al liceo, di fare una nuova newsletter che verrà distribuita gratis ogni weekend a tutti i caimani in servizio effettivo. E ho fatto uno screener adatto al settore, perché è un settore molto particolare. È un settore con un forte contenuto patrimoniale più che un forte contenuto reddituale, anzi, il contenuto reddituale è basso. Sono titoli che hanno un forte cash flow, questo sì, un forte flusso di cassa, che poi è quello che diciamo che tutto sommato li rende appetibili dal punto di vista del valore intrinseco, perché sennò sarebbero peggio che un appartamento alla palla, molto peggio, no? E quindi diciamo ho fatto lo screener adatto per quei titoli e ho fatto una prima selezione. La prima selezione ve la faccio vedere è questa. Sono 2, 4, 6, 7 titoli. Ovviamente quando manderò poi la newsletter settimanale non saranno 7 titoli ogni volta. Ogni volta sarà un titolo, due, qualcosa del genere, vedremo. Questi sette titoli li ho contabilizzati il 23 di aprile, diciamo, col prezzo di apertura del 24, perché se io avessi dato il consiglio il 23, poi voi avreste, chi ha ricevuto, diciamo, il consiglio avrebbe dovuto avere perlomeno un giorno di tempo per attuarlo, se avesse voluto attuarlo, no? Quindi i prezzi devono essere sempre quelli dell'apertura del giorno dopo. Poi i conteggi dei profitti e delle perdite sono fatti con uno 0,30 di commissioni, sia in acquisto sia in vendita. Anche se la vendita non è stata perpetrata, no? Comunque sul consuntivo va sempre aggiunta comunque la commissione dello 0,30, aggiunta, sottratta nel caso della vendita anche virtuale. E poi lo stop loss è del 2% fisso per tutti, a scopo di consuntivo naturalmente, no? Perché poi lo stop loss invece in realtà poi nella realtà si fa variare, cambia, a seconda della volatilità, eccetera, eccetera, tutte cose che sapete. E poi ho messo naturalmente una contingency del 10% sul risultato di ogni titolo, perché abbiamo constatato che la discrepanza tra le operazioni fatte sulla carta e le operazioni fatte con denaro vero varia sempre dal 5 al 10%. Per cui noi penalizziamo questi conteggi qua che sono sulla carta del massimo possibile, il massimo ragionevole, che è il 10%. Quindi sono 2 giorni in questo momento sono 2 giorni dal momento in cui è stato fatto l'acquisto virtuale, diciamo. E il rendimento è stato del 2,52% in 2 giorni, il che significa ovviamente, se lo annualizziamo, diventa il 460,2% all'anno, però andateci piano, non agitate le bandierine della vittoria, perché questo qui è fatto su 2 giorni, no? Per cui diciamo, siamo contenti perché diciamo,
il selettore, lo screener ha funzionato bene adesso, no? E poi vedremo in futuro come andrà. Normalmente i nostri screener funzionano molto bene, i rendimenti sono sempre a due cifre, però vabbè, insomma, non cantiamo vittoria per carità. Però è importante il fatto che in questi 2 giorni, solo questi 2 giorni, il portafoglio ha battuto di quasi 2 punti il Dow Jones Industrial e il tasso di successo è stato quasi del 90%, cioè a dire su 10 titoli uno era sbagliato e 9 erano giusti invece. Ecco, i titoli ve li ho fatti vedere, sono questi, i rendimenti sono questi, e infatti ce n'è uno solo che è USCR che ha avuto un ritorno negativo, gli altri hanno avuto tutto un ritorno positivo. Questo qui, HDSN, 7% in 2 giorni. Però ripeto, occhio, state attenti a non cantare peane e vittorie perché non è il caso. Per cui diamo il benvenuto a questa nuova newsletter gratis, settimanale, riservata ai caimani in servizio effettivo. E in un settore che, ripeto, io non avevo mai considerato molto. Scusate, dimenticavo di dirvi che questo è in fondo il primo, questa, diciamo la fondazione di questa nuova newsletter, in fondo è il primo atto di novità per quanto riguarda poi l'apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico dei Caimani, che avverrà presumibilmente a maggio. Per cui diciamo, l'invito è quello di stare con noi 12 mesi, esplorando tutto il mondo del possibile, del trading, degli investimenti e delle cose come facciamo. Mi sono accorto che lo stiamo facendo dal 1987, 88, qualcosa del genere, da quando diciamo ho incominciato a pubblicare i miei libri con il Sole 24 Ore e poi abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo con l'esplorazione del possibile in materia di trading e di investimenti che è stata veramente molto, molto estesa con dei risultati buoni. E per cui diciamo, inauguro la campagna acquisti per l'anno accademico 2021-2022 con questo lancio di questa nuova newsletter gratis e poi a cui seguiranno poi l'annuncio di altre novità ovviamente. Già qualcuno si sta profilando molto, molto interessante, anche ad opera di Caimani Senior, no? Che stanno facendo delle proposte molto buone, molto belle. Nel frattempo la borsa è aperta, nel frattempo il rendimento del portafoglio è salito al 4,11%. Però, ripeto, attenzione, ho perfino paura, no? A farvi vedere questi risultati, perché qualcuno può essere indotto a pensare che siano che dato che in 2 giorni ha fatto il 4%, in 20 giorni così. Per cui diciamo che abbiamo cominciato. Forse è cominciato bene questo portafoglio, questa nuova missione, sperando che ne seguano altre altrettanto interessanti. Bene, di nuovo.